domani chiude addirittura, perché sta succedendo di tutto. Bari perché volevo tornare in Italia dopo l'esperienza all'estero e perché è la squadra che onestamente mi ha cercato di più, e conoscendo poi anche l'allenatore è stato un motivo in più per venire qua, e poi perché credo che Bari sia una grande piazza, questo lo sappiamo tutti. E quindi per tornare in Italia? Ma noi adesso, ecco, il campionato è appena iniziato, sarà lunghissima, lo sappiamo. Sappiamo che solo con il lavoro quotidiano possiamo raggiungere certi obiettivi. Noi cerchiamo di lavorare, di essere equilibrati sia nelle vittorie che nei momenti magari più difficili. E cercando di stare tutti uniti vogliamo raggiungere dei traguardi importanti. Siamo contenti della vittoria, perché comunque ci aiuta poi a lavorare meglio anche in settimana, e adesso domenica ci aspetta una partita difficile a Empoli, una squadra che si è rinforzata, che sicuramente lotterà per la promozione. Io personalmente mi sto allenando bene, e anche prima di venire qua comunque mi allenavo con la Juve, quindi sotto quel punto di vista mi sento bene e cercherò di dare una mano alla squadra quando il mister mi chiamerà in causa. Io sono a disposizione, l'anno scorso ho giocato per lo più da difensore centrale, però chiaramente sono nato come centrocampista, quindi credo di poter giocare in tutti e due i ruoli, poi come ti ho detto sarà il mister a decidere. Arrivato a 27 anni voglio vivere una stagione da protagonista, da comunque giocatore importante. E la stagione dell'anno passato è stata la mia miglior stagione, credo, perché ho giocato più partite, ho vinto un trofeo e quindi punto a migliorare quella stagione quest'anno. Ho scelto Bari anche per questo motivo, perché l'allenatore mi ha voluto fortemente, il direttore mi conosce, so che Bari è una piazza importante, quindi appena è venuta fuori questa cosa io ho dato subito la mia disponibilità. Poi la trattativa è andata avanti un po' per le lunghe, ma questo è normale, ma io sono contento di essere qui e appunto voglio vivere una stagione davvero al 100%.